Si viaggia veloci verso il 5 giugno, quando Milano sarà chiamata al voto per l'elezione del nuovo sindaco. Oggi i sindacati confederali hanno organizzato un confronto con i quattro principati candidati alla corsa per Palazzo Marino. Chi è rimasto escluso, ricordiamo che formalmente gli aspiranti sindaco sono 9, non l'ha presa per niente bene. 38 persone, tutte straniere, sono state arrestate dai carabinieri di Milano per un colossale traffico di droga che importavano in Italia attraverso impensabili nascondigli all'interno delle automobili. Curioso anche il modo per esportare all'estero i guadagni illeciti. Il denaro viaggiava infatti impacchettato sui pullman di linea come se si trattasse di abbigliamento confezionato. Tutto pronto per la grande finale di Champions League in programma domani sera allo Stadio Meazza. La città è invasa dalle tifoserie di Real e Atletico Madrid, alberghi esauriti, aria di festa e tutti a caccia di una fotografia con la Coppa. Nell'annuale processione del Corpus Domini, che ieri sera si è svolta nel quartiere Barona, il cardinale Scola ha invitato i fedeli a vivere la città come diffusori di speranza. Buonasera dal TGN. Dunque, il 5 giugno si avvicina, il giorno in cui Milano e altri comuni, molti comuni in Lombardia, altre grandi città in Italia, sceglieranno il nuovo sindaco. Ebbene, oggi i sindacati confederali, CGL, CISL e UIL, hanno incontrato i candidati sindaco, alcuni dei candidati sindaco. Poi capiremo nel corso del TGN perché è necessaria questa sottolineatura. Andiamo a vedere intanto che cosa è successo da questo incontro. Una mattinata per confrontarsi, per fissare le priorità, per avanzare le proprie richieste e ascoltare le proposte dei vari candidati. Il mondo sindacale, anche stavolta con CGL, CISL e UIL unite, si è ritrovato al cinema Anteo. Il lavoro e il comune, cercando di tracciare una via che risponda ai bisogni dei milanesi, che in cima alla loro lista di priorità hanno messo proprio la situazione lavorativa e occupazionale. Ha una macchina comunale che impiega tantissime persone, ha tutte le partecipazioni nelle controllate di servizi e di attività. E questo già potrebbe metterlo a disposizione per fare lavoro e per dare nuovo lavoro. Ricostruire un tavolo, chiamiamolo un piano di lavoro per la città, che diventa città metropolitana con le prossime amministrative, per noi sarebbe determinante. I candidati si alternano ai microfoni in sala e fuori. Ci sono punti di contatto evidenti tra i programmi di alcuni di loro. Certamente c'è da dialogare col privato senza timori. Da sindaco vorrei dare però più un sostegno alla piccola e media imprenditoria. Abbiamo proposto che le start-up possano essere defiscalizzate dal primo al terzo anno. Il lavoro lo generano gli investimenti privati, non la spesa pubblica, quindi bisogna attivare lo sviluppo, investimenti su Milano, smettere di soffocare con tasse e burocrazia le imprese, regolarizzare tutta una serie di situazioni non regolari e dare tutti quegli incentivi necessari per le start-up che possano aumentare il numero di posti di lavoro. Io non mi vanterei mai, da amministratore del comune, di aver ridotto il numero degli occupati nelle mie partecipate, nelle mie attività. È Basilio Rizzo a cambiare prospettiva e ad accendere il dibattito anche con una riflessione su quella riforma dell'amministrazione comunale che è uno dei temi centrali della campagna elettorale. Qui abbiamo due che hanno fatto i direttori generali, cioè erano i responsabili della gestione della macchina comunale, e adesso predicano sul fatto che bisogna intervenire sulla macchina comunale. Perché non l'hanno fatto quando erano direttori generali? Beh, non è vero, io l'ho fatto 16 anni fa. Abbiamo fatto una grande riforma della macchina comunale, da allora non è stato fatto più nulla, questo è vero. Questo servizio di Casoni avete visto e sentito Rizzo, Corrado, Parisi, Sala, quattro dei candidati sindaco. Però sono 9, come probabilmente sapete. Ebbene, gli esclusi non l'hanno presa benissimo. 2 in particolare si sono ugualmente presentati davanti a questa sala cinematografica a far sentire la loro voce. Andiamo a vedere il servizio. Solo 4, solo loro, uno in più rispetto all'incontro voluto da Asso Lombarda qualche giorno fa, e quell'uno è Basilio Rizzo, che qui è stato di casa per anni. Senza invito tutti gli altri, tra l'imbarazzo di molti degli iscritti a CGL, CISL e UIL presenti stamane al cinema Anteo. Non una grande idea, sospira qualcuno. I primi a farsi vivi sono i candidati della lista alternativa municipale. Volantinano proprio lì davanti, giusto per far capire che si poteva fare diversamente e soprattutto meglio. Il candidato Sant'Ambrogio lo fa notare, composto ma risoluto. C'è un sorta di clima corporativo tra imprenditori Asso Lombarda e sindacati e Triplice. Non invitano tutti i candidati come dovrebbe essere in un
normale processo di partecipazione democratica. Poi però arriva un camper griffato Radicali e l'atmosfera cambia, si surriscalda. Un predellino alternativo, dritto lì sulla porta, ecco Cappato. Davanti alla sede di Assolombarda, davanti alla sede dei sindacati unitari, finalmente uniti con Assolombarda insieme, a fare finta che non esistiamo e che non sono candidato sindaco. Ringrazia tutti Cappato, sindacati compresi, per le condoglianze dopo la scomparsa di Pannella, ma poi anche questa la chiude a modo suo. Bene, io vi faccio inelegantemente, cinicamente, opportunisticamente notare che c'è la morte e c'è anche la vita. E alla fine si imbuca, proprio mentre inizia il dibattito tra i candidati, il dibattito tra quei quattro candidati. Sale sul palco, pianta i piedi, fino a quando quasi subito, a dire il vero, qualcuno lo prende e lo sposta di peso. Resta lì, seduto, quasi sdraiato, con i suoi accanto, con i cartelli che raccontano una protesta legittima, alla quale i sindacati replicano sostenendo che se li avessero chiamati tutti sarebbe servito una giornata intera e i loro delegati hanno da lavorare nelle aziende. Alla fine Cappato sale su quel palco, gli concedono qualche minuto, lui lo usa per salutare così, un po' sarcastico, anziché no. Semplicemente per dirvi grazie e per essere riconoscenti con voi. Scoppia la polemica in Lombardia per l'assegnazione senza gara pubblica di un appalto da 38.500 euro alla società di Luca Morisi, lo spin doctor di Matteo Salvini. Succede all'ospedale di Chiari, che dallo scorso anno fa parte insieme ad altri distretti sanitari del Bresciano della nuova ASST, azienda sociosanitaria territoriale della Franciacorta, un cambiamento stabilito dalla riforma della sanità di Roberto Maroni e che richiede anche un restyling del sito internet, al cui indirizzo al momento campeggia l'avviso in costruzione. Ebbene, l'operazione è stata assegnata senza gara alla società sistemaintranet.com di Morisi e Andrea Paganella. Morisi è vicinissimo al segretario federale della Lega, di cui cura l'immagine e i profili social su Twitter, Facebook, da dove Salvini in tempo reale parla, commenta qualunque cosa che accade appunto nell'arco delle 24 ore, 7 giorni a settimana. Sulla vicenda il Movimento 5 Stelle ha presentato un'interrogazione al Consiglio regionale Lombardo. Nel documento i grillini chiedono al Pirellone perché l'ospedale abbia scelto la società di Morisi per questo appalto da 38.500 euro senza fare una gara pubblica. Ricordiamo peraltro che queste 38.500 euro sono un tetto evidentemente non casuale, visto che la legge consente, la norma nazionale consente che sotto i 40.000 euro non sia necessaria la gara pubblica. Di questo, ma non soltanto di questo, soprattutto di elezioni, parlerà questa sera a Linea d'Ombra alle 20.30, quindi da non perdere. Tutti i candidati, tutti gli ospiti di Adriana Santacroce sono candidati il prossimo 5 giugno. Si va da Rizzo, candidato della sinistra con Milano in Comune, all'attuale assessore del Corno, candidato per la sinistra per Milano, a Granelli, altro assessore, lui in corsa con il Partito Democratico, Gianmarco Senna della Lega Nord e Federico Illuzzi di Milano Popolare. Dalle 20.30, lo ricordo ancora una volta. Raid vandalico questa notte contro l'estrema destra a Milano. Poco prima della mezzanotte sono state spaccate le finestre ed è stata gettata vernice colorata dentro la sede di Forza Nuova, come possiamo vedere in queste fotografie. Nessun militante era all'interno della sede. Sono stati anche imbrattati i muri delle vie limitrofe con varie scritte. La sede di via Palmieri già in passato era stata al centro di contestazioni e danneggiamenti da parte di gruppi antagonisti. Ovviamente la Digos sta indagando su quanto accaduto. L'ex procuratore aggiunto di Milano Francesco Dettori è stato indicato dal presidente della regione Lombardia Maroni per la presidenza dell'ARAC, la nuova agenzia territoriale anticorruzione nata dopo l'arresto di Fabio Rizzi, che era presidente della commissione di sanità del consiglio regionale. Manderemo questa delibera al Consiglio, che il 7 giugno dovrà ratificarla, ha spiegato Maroni. Questa è l'immagine di Francesco Dettori, già procuratore aggiunto a Milano, oltre che procuratore a Bergamo.
oltre una tonnellata di droga importata e un giro d'affari di milioni di euro che poi erano reinvestiti nell'acquisto di alberghi e ristoranti in Albania. Erano questi gli affari dell'organizzazione formata da 38 spacciatori stranieri, tutti arrestati, scoperta dai carabinieri del comando provinciale di Milano con il supporto della polizia albanese, tedesca e spagnola. Gli investigatori hanno accertato rimesse verso l'Albania per oltre 1 milione di euro negli ultimi mesi. 200.000 di questi sono stati sequestrati, ma le cifre a disposizione dei tre gruppi individuati sono molto più alte. I soldi erano importati grazie ad autisti compiacenti di linee di bus che coprivano la tratta Italia-Albania, o meglio erano esportati dall'Italia verso l'Albania. L'organizzazione consegnava pacchi di soldi confezionati come se fossero vestiti, vediamo alcune di queste cose di cui stiamo parlando in queste immagini dei carabinieri, e pagava l'1% della cifra trasportata agli autisti di questi autobus. La droga invece, eccola qua, arrivava in Italia con automobili spedite dall'Albania già con modifiche alla struttura della carrozzeria. Per sbloccare il meccanismo del doppio fondo bisognava eseguire una precisa sequenza attivando in contemporanea tergicristallo, frizione, luci di posizione. Le persone arrestate sono 31 albanesi, 5 marocchini e 2 tunisini, ritenuti responsabili di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Ancora cronaca. L'ex comandante dei carabinieri di Parabiago, in passato avevamo parlato assai di questa triste vicenda, Massimo Gatto, accusato di violenza sessuale e concussione nei confronti di 13 donne, reati per lo più commessi in caserma, è stato condannato oggi in via definitiva a 15 anni e 3 mesi di carcere. Lo ha deciso la Cassazione, che ha così confermato la pena inflitta dai giudici di Milano nel processo d'appello bis dello scorso novembre. Gatto era stato arrestato nel 2011 dopo la denuncia di una 19enne polacca che aveva raccontato di aver subito abusi per 2 giorni quando si trovava rinchiusa nella camera di sicurezza della stazione di Parabiago in attesa di essere processata per un furto. E adesso un po' di festa, di allegria. Milano parla spagnolo in queste ore, domani sera, lo sapete tutti, la finale di Champions League allo stadio Meazza, l'appuntamento è alle 20:45, la Coppa intanto fa bella mostra di sé in Piazza del Duomo. Siamo andati a vedere, siamo andati un po' a curiosare l'atmosfera. Eccola qui, luccicante, sotto un sole che più che scaldare ti brucia proprio. Un selfie dietro l'altro, il ritmo è incessante perché la fila è questa qua. Roba che a Milano non si vedeva da Expo, sorride qualcuno del servizio d'ordine. Ma la Champions è la Champions, orecchie a sventola che incantano, poco da fare. C'è chi non c'entra con domani, con il derby di Madrid in trasferta a San Siro, ma la Coppa è un bel ricordo, più d'uno in realtà. Guarda, sono 7, le vostre. Ma quanta fila hai fatto per arrivare fin qua? Un 40 minuti buoni con i miei amici, però ne vale la pena. Toccarla dopo anni che non la tocchiamo. E poi ci sono loro, con le maglie già addosso, con un po' di birra in corpo, con i loro sogni e i loro pronostici. Atletico. Quanto? 1-0. E chi fa il gol? Griezmann. D'accordo? Sì, io sto totalmente d'accordo. 1-0, però io penso a Juanfran. Allora, io questo anno sono un po' più negativo che l'anno della decima, perché veramente penso che l'Atletico Madrid si merita già un riconoscimento a livello europeo, perché ha battuto a Barcellona, ha battuto a Bayern Munich. Real Madrid? Quanto? 2-1. Gol? De Cristiano Ronaldo, anche Sergio Ramos. El Atlético Madrid, seguro, vamos. 2-0, 2-0. Gol de Griezmann e de Fernando Torres. Scaramanzia zero, tranne per qualcuno che preferisce evitare di farsi la foto con la Coppa, che la mala suerte è una roba con cui è meglio non scherzare. Tutto pronto per il concerto, la festa, la notte delle stelle, tutto pronto per lei, che da vicino è più bella e ti fa perdere la testa. L'hai toccata? Certo. Com'è? Molto bella, bellissima, in persona più bella. Quanta coda hai fatto per toccarla? È più o meno 2 ore. La polizia spagnola ha inviato a Milano per la finale di domani sera 23 agenti specializzati nella prevenzione della violenza nelle partite di calcio per sorvegliare eventuali ultras delle due squadre madrilene.
Gli agenti, hanno precisato fonti della Polizia di Madrid, sono quelli che meglio conoscono gli ultras delle tifoserie Blancos e Colchoneros. 6 agenti in uniforme e un ispettore spagnolo saranno inoltre a Milano per assistere, sono a Milano in queste ore per assistere i tifosi spagnoli in collaborazione con la Polizia italiana in caso di furti, perdita di documenti e altri problemi durante il loro soggiorno a Milano. E collateralmente alla Champions League di domani sera è stato inaugurato oggi il giardino Giacinto Facchetti e Cesare Maldini, proprio dietro lo stadio di San Siro in via Tesio, dietro arrivando dal centro città, davanti se invece si arriva da Trenno, per capirci, piuttosto che da Settimo Milanese. Alla cerimonia dovremo poter vedere alcune immagini insieme a Paolo Maldini e a Gianfelice Facchetti. C'erano anche i calciatori Vieri, Zanetti, l'amministratore delegato del Milan Galliani. Dedicare un parco a Cesare Maldini e Giacinto Facchetti è stato un grandissimo gesto da parte di Milano, ha detto Paolo Maldini. Le nostre famiglie sono assolutamente riconoscenti all'amministrazione per aver pensato a una riqualificazione del genere in una zona che ci vede molto coinvolti e che ricorda il passato dei nostri genitori. Veniamo alla celebrazione del Corpus Domini. Ieri sera l'arcivescovo Scola tra le strade del quartiere Barona. Con ovviamente c'era anche Anna Maria Braccini. Un popolo convocato dal Signore che con letizia e semplicità di cuore percorre le vie di una delle periferie storiche della grande metropoli, la Barona, per seminare speranze e vita buona e per riconoscere nel volto di ogni concittadino un amico. Il cardinale Scola, che presiede l'Eucaristia appunto in Santa Bernadetta, guida la processione. Non mancano come tradizione i gonfaloni del comune, della città metropolitana, della regione. Ci siamo lasciati convocare, abbiamo camminato perché Gesù ci ha chiamato, dice subito il cardinale, invitando a immedesimarsi con i 12 apostoli di fronte alla sorgente della vita. Quella speranza a cui dà voce l'arcivescovo davanti alla grande architettura di San Giovanni Bono, che come sotto una moderna e altissima tenda pare proteggere e radunare i fedeli. Dobbiamo essere capaci di trattarci l'un l'altro con la misericordia stessa di Dio, poiché siamo un'unica chiesa, una sola famiglia umana, e tutte le chiese, pur nelle loro distinzioni, hanno a che fare con Gesù Cristo. Un farsi prossimo in cui si situa la riscoperta delle opere spirituali e materiali. In questo anno santo, nessuno si sente esonerato dal praticarne, almeno una di tanto in tanto. Camminare per le vie della città, di questo quartiere, vuol dire seminare speranza, speranza che non delude, speranza duratura e speranza da letizia. E dalla speranza scaturisce anche quella capacità di riconoscere nel volto di ogni nostro concittadino un amico, indipendentemente dalle sue reazioni. E tutto questo per essere annunciatori della speranza e diffusori di amicizia civica. Espressione del desiderio di abitare in pienezza questo quartiere della Barona, la nostra città metropolitana, la nostra chiesa, il paese intero, l'Europa, il mondo intero. Era l'ultimo servizio per questa sera e per questa settimana del TGN che torna lunedì. Buon fine settimana a tutti. Adesso, come sempre, meteo, poi arriva Michele Marchetti con lo sport alle 20.30. Ricordo l'appuntamento con Linea d'Ombra. Siamo alla vigilia dell'ultima settimana di campagna elettorale. Appuntamento quindi da non perdere. Grazie per averci seguito e buona serata.